apro questo forum con un libro che probabilmente molti di voi conoscono, che si chiama La diffusione delle innovazioni, che è un must, diciamo, dell'innovazione in sanità, da cui emerge, volendo sintetizzare le quasi 700 pagine del libro in due frasi, ci sono alcune innovazioni che sono adottate molto rapidamente nonostante le limitate evidenze a supporto, ma poi ci sono altre innovazioni che, a dispetto di robuste evidenze scientifiche, vengono adottate raramente e con difficoltà. E la figura che viene riportata da, Rogers, quella, diciamo, che ha un fatto un po' con vari colori il giro del mondo, è che di fatto che quando arriva un'innovazione ci sono gli ultra innovatori che la cominciano a utilizzare subito, poi ci sono gli adottatori precoci, poi c'è la maggior parte, poi ci sono i ritardatari e poi ci sono quelli che praticamente la prendono in considerazione per ultimi. Allora, richiamando un po' questa frase storica di Carlo Levi, dove le parole sono pietre, io vorrei che definissimo tutti insieme, visto che qua siamo istituzioni, industria, ricercatori, economisti, cioè tutti quelli che lavorano all'interno del settore, provassimo ad arrivare a una sorta, diciamo, di definizione, una definizione congiunta, voglio dire condivisa, di innovazione in sanità, partendo dal presupposto che quando parliamo di innovazione parliamo sostanzialmente di farmaci, parliamo di dispositivi, parliamo di procedure medico-chirurgiche, di innovazioni digitali, di innovazioni organizzative e gestionali, di sistemi di supporto, quindi tutto quello che oggi viene utilizzato nell'ambito dell'erogazione dei processi clinico-assistenziali organizzativi. Che cosa succede sostanzialmente nella logica lineare? C'è lo sviluppo della tecnologia, vengono prodotti degli studi registrativi se richiesti, non sono richiesti per tutti, viene immesso in commercio, diciamo, il prodotto, la tecnologia viene utilizzata e poi possono intervenire degli ulteriori studi utilizzando i dati del real world, quindi passando dal concetto di efficacy a quello di effectiveness, cioè nel mondo reale. Per cui tutto quello che produce l'industria affiliata alla biomedica, l'industria affiliata a farmindustria, quindi tutto quello che viene dal mondo dell'industria, idealmente dovrebbe essere valutato attraverso uno strumento standardizzato ormai a livello internazionale, che è quello dell'Health Technology Assessment, e queste tecnologie sanitarie avranno un value elevato, ce l'avranno basso oppure addirittura ce l'avranno negativo in funzione di quelli che sono i dati sostanzialmente disponibili. Per cui noi che cosa possiamo dire? Che tutte le innovazioni sono novità introdotte sul mercato, ma non è vero il contrario, cioè non tutte le novità introdotte sul mercato le possiamo definire innovazioni. Tutte le innovazioni in sanità sono tecnologie sanitarie intese nel senso più ampio del termine, e che l'Health Technology Assessment è lo strumento, il metodo di riferimento per valutare le tecnologie sanitarie. Ecco, questo credo che sia un punto di partenza fondamentale anche per condividere con i non addetti ai lavori il concetto di innovazione e quelli che sono i suoi possibili ambiti applicativi. Prima di lasciare la parola a Nicoletta e poi a Massimo, vi volevo fare vedere alcuni numeri che a me preoccupano un po' dal punto di vista di quello che può essere il ruolo dell'Health Technology Assessment nell'identificare le vere innovazioni. I dati sulla tabella dei farmaci classe A e H di AIFA dicono che in fascia A abbiamo 814 principi attivi e 9.458 prodotti commerciali. Limitiamoci ovviamente alla colonna di sinistra. 456 in fascia H per un totale di 1.270. Quindi la quantità di novità introdotte sul mercato e regolamentate da un'agenzia regolatoria sono numerose, voglio dire, da questo punto di vista. Non parliamo dei fasci di fascia C, che sono 1.526 per addirittura 75.000 prodotti commerciali, quindi c'è un'enorme quantità, diciamo, anche di offerta dal punto di vista squisitamente commerciale. Se andiamo sui dispositivi, qua accediamo al database dei dispositivi medici del Ministero della Salute, quelli registrati, ma abbiamo avuto anche dei problemi con lo scaricamento del file, perché ci sono talmente tante righe che alcuni computer non riescono a leggerlo. A oggi noi abbiamo come dispositivi registrati 1.555.360, non potendo identificare quanti sono i prodotti commerciali, perché ciascun dispositivo può avere, diciamo, differenti personalizzazioni per il singolo paziente. Tutto questo come viene governato? Con i tetti di spesa, che per la spesa farmaceutica è il 14,85% diviso in due tetti per la convenzionata, ormai rispettata, e per gli acquisti di tetti sempre sforata, e per i dispositivi medici. Una delle cose che ovviamente dobbiamo mettere sul piatto è questi tetti, in particolare quello della farmaceutica per acquisti diretti, viene regolarmente sfondato.
E questo, come vedete dalla recente valutazione, sia per i dispositivi medici sia per la spesa farmaceutica, sostanzialmente il tetto viene regolarmente sforato e potrebbe non essere un adeguato strumento di governo. Allora, in buona sostanza, i vostri due interventi a quale domande devono provare a rispondere? Abbiamo una quantità di prodotti molto elevata, perché che per esigenze di mercato ovviamente devono essere a disposizione anche per opportunità a livello a tutti i cittadini italiani. Solo una parte di queste sono vere innovazioni. La mia sensazione è che con il meccanismo dei tetti a farne la spesa rischiano di essere le vere innovazioni, che ancora con un sistema di Health Technology Assessment non completamente rodato, come poi vedremo dopo con Marco Marchetti e con Marcella Merletta, probabilmente a farne la spesa, nel senso diciamo di ritorno in termini di salute, sono proprio le vere innovazioni. Nicoletta. Grazie. Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie dell'invito. È sempre un piacere e un onore far parte di queste discussioni basate sui fatti, basate sulle evidenze di alto livello. Assolutamente sì, ma magari parto con una precisione: non tutti quei farmaci sono i nuovi e innovativi farmaci che vengono immessi nel mercato ogni anno, quella è la somma accumulata dall'inizio del, diciamo, di quando i farmaci sono stati immessi in commercio. E magari all'interno di quei numeri, appunto, bisogna andare a distinguere quella che è realmente innovazione e anche la concentrazione dell'innovazione nel tempo. Se noi vediamo effettivamente questi ultimissimi anni e li andiamo a confrontare magari con il decennio, se non i 15 anni precedenti, possiamo veramente parlare di un rinascimento scientifico, proprio perché ci sono dei risultati così straordinari che vengono presentati in diverse aree terapeutiche, dalla prevenzione alla terapia, che stanno, come si è citato con abbondanti esempi nelle sessioni precedenti, rivoluzionando l'approccio all'invecchiamento attivo in buona salute, garantendo nuova salute e nuova qualità di vita. Io credo che però al di là dei numeri bisogna fare a monte un ragionamento affinché noi possiamo continuare al centro della nostra discussione due parametri importanti: il valore e il value, di cui ha ampiamente parlato già tu e che hanno comunque sfiorato e toccato tutti i relatori che mi hanno preceduto, i discussant che mi hanno preceduto, e appunto il concetto dell'innovazione. La condizione per poter mantenere al centro questi due valori, che sono fondamentali non solo per il sistema, ma per la centralità del paziente e per l'autorevolezza anche dei suoi operatori sanitari, sicuramente è una parola sola, è il dialogo. Soltanto attraverso il dialogo, che non può e non deve mancare, si può avere non solo la prospettiva di tutte le parti, ma anche la determinazione di quello che deve essere l'obiettivo. Io gestisco un'azienda, una filiata di una multinazionale americana, dove ogni anno, e in realtà per ogni trimestre, per ogni quadrimestre, abbiamo degli obiettivi chiari. Ma nel momento in cui ci sediamo, ci vorremmo sedere, perché questo sarebbe il nostro desiderio in questo momento, al tavolo di discussione per le scelte anche di sanità pubblica del nostro paese, scelte che non dobbiamo fare noi, ma verso le quali ci piacerebbe poter dare il nostro punto di vista, non solo come imprese da un punto di vista occupazionale, ma anche da parte di chi di innovazione se ne occupa, nel nostro caso da 128 anni, per offrire anche degli scenari di sviluppo importanti nella determinazione di risposte importanti verso quel bisogno di stato di salute che abbiamo oggi, per esempio nei confronti delle malattie neurodegenerative, dobbiamo fissare degli obiettivi. Allora oggi la domanda che pongo anche a me stessa rispetto a questo: c'è bisogno di implementare sicuramente il dialogo, ma l'obiettivo qual è? Quello di aumentare la qualità dello stato di salute dei nostri cittadini italiani? Tu hai fatto vedere in particolar modo una slide, quella relativamente allo stato di salute dei cittadini italiani dopo dai 65 anni in poi. 10 anni di perdita in buona salute. Questo molto diverso, e soprattutto quello che preoccupa non è tanto il dato statico, ma anche la proiezione, il trend e la differenza di trend rispetto ad altri paesi come per esempio la Svezia, ma non solo la Svezia. Quindi qual è l'obiettivo? Mantenere, aumentare lo stato di salute, lo stato di salute in buona salute dei nostri cittadini? E sulla base di questo, allora poi bisogna decidere, passare alla seconda domanda: e quali risorse mi servono? Quindi cosa fare? Sicuramente andare a lavorare sul concetto, tra l'altro, dell'Lean Six Sigma, quindi andare a identificazione degli sprechi, eccetera, eccetera. Però
di quante risorse abbiamo effettivamente bisogno e con quali metodologie possiamo recuperare non solo queste risorse, ma andarle a allocare, perché spesso, come si evinceva anche nelle discussioni precedenti, va aumentato l'investimento in salute, perché l'investimento in salute promuove ricchezza. Io alle 12 soluzioni che tu proponi mi permetto umilmente di suggerire una tredicesima, che è quella di aumentare gli investimenti in prevenzione. Ci hai fatto vedere le cartine di bambini che diventano più obesi, di stili di vita che sono peggiorati. Sta indirettamente nel sottoutilizzo, diciamo, di quella regola, quindi è un sottopunto poi del... Però a mio avviso, da un punto di vista di priorità, è un di punto importante. Accetto il suggerimento. Allora, come è stato detto, non si può fare riferimenti a vecchie ricette per rispondere in maniera adeguata e conseguire obiettivi nuovi. E soprattutto quello che è importante rispetto a questi obiettivi, bisogna parlare tutti insieme. Chiudo dicendo soltanto una riflessione veloce. Probabilmente bisogna cominciare anche a conciliare quindi degli opposti. Si parlava dei fondi, hai fatto vedere l'opportunità straordinaria relativamente all'innovazione di questi fondi, che però non sono neanche stati spesi tutti. I fondi sono un patrimonio, non sono la soluzione, ma sono un patrimonio che deve essere preservato e utilizzato nella corretta direzione. Poi ha fatto vedere i tetti, ma allora i tetti, c'è un problema di congruità, perché se da diversi anni che un tetto non viene, c'è un grande avanzo in un tetto e un grande disavanzo nell'altro tetto, ma forse è la volta buona che come obiettivo da qui alla fine dell'anno i tetti vengano proporzionati rispetto non solo all'innovazione ma anche al reale bisogno di salute per quelle determinate aree terapeutiche dei nostri pazienti italiani. E infine il discorso di un ossimoro che deve essere risolto. Se vogliamo lasciare il paziente al centro, e i pazienti sono tutti diversi, non si può parlare di equivalenza terapeutica. E allora quando si pone al centro anche l'obiettivo di mantenere e preservare l'innovazione come valore per il miglioramento dello stato di salute dei nostri pazienti e dei nostri cittadini e conseguentemente un arricchimento anche dal punto di vista della produttività e della ricchezza del paese, dobbiamo anche cominciare a riparlare degli incentivi per l'innovazione, perché ad oggi non ce ne sono molti. E come possiamo farlo? Ancora una volta, spingendo sul dialogo, lavorando tutti insieme, perché soltanto la vera partnership, senza pregiudizi, anche con il privato, che ci può non solo far fare salti quantici più importanti, ma ci può portare più lontano. Grazie. Grazie Nicolette per il tuo, diciamo, lucidissimo intervento. Mi permetto solo, mi spiace che Andrea Urbani è andato via, di fare una considerazione pratica. Io sono assolutamente d'accordo con la tua logica ed è questo che ci ha portato a scrivere nell'innovazione di rottura quello di rendere più flessibili i tetti di spesa e budget. Ma la domanda è, se è vero che tra 10 anni l'epatite C scomparirà, è uno dei motivi per cui stiamo sforando il tetto degli acquisti diretti sono i farmaci per l'epatite C, si sta attuando un piano di disinvestimento, quelli stanno sui farmaci innovativi, si sta attuando un piano di disinvestimento da ambulatori di epatologia, centri trapianti, professionisti, quindi tarare, diciamo, anche il fabbisogno di gastroenterologi ed epatologi in funzione di... Cioè, perché se noi dobbiamo parlare di come recuperiamo l'innovazione, è ovvio che i famosi silos della Ragioneria Generale dello Stato non mi possono considerare sempre il personale, i consumi intermedi, la farmaceutica convenzionata, perché questa capacità di togliere quello che non serve più e metterlo da un'altra parte, a livello organizzativo poi sostanzialmente non è fattibile. Massimiliano, la parola va a te, dal mondo, diciamo, dei dispositivi che, come abbiamo visto, è particolarmente ricco, voglio dire, di prodotti. E mi permetto solo di aggiungere una cosa. A livello poi, in assenza di adeguati, diciamo, report di health technology assessment, è inevitabile che quando si fanno le gare, l'unico o uno degli elementi principali che va a condizionare la gara è il prezzo di acquisto, che potrebbe essere più basso, ma potrebbe addirittura fare scendere in quella scala di colori del value verso quelli a basso o addirittura negativo. Qualcuno ha parlato di guanti che si rompono, ci sono storie di guanti che si rompono, ci sono di cateteri che non si possono inserire e tutto il resto. Prego Massimo. Dicevo, più vicino ancora.
Ok, grazie mille dell'invito e per me è un privilegio poter parlare all'interno di questa conferenza. Io credo che prima di rispondere alla domanda bisognerebbe fare poi anche una serie di considerazioni, visto che è stato appena dato il premio a Roberto per la comunicazione chiara e in assenza di fake, di alcune fake news che girano anche sul mondo dell'industria e sul mondo dei dispositivi medici. Allora, la prima grande fake news è che noi non abbiamo interesse a vendere prodotti che non funzionano. Poi è chiaro che può essere che qualche prodotto non dia i risultati rispetto a quello che nel cervello dei nostri scienziati doveva essere, ma che sia chiaro, l'obiettivo di industrie che stanno sul mercato è quello comune di portare valore aggiunto ai cittadini, e quindi già da questo bisogna partire, partendo dal presupposto che quando l'industria mette nel mercato un prodotto non fa marketing di spinta cercando di vendere il prodotto a tutti i costi, perché poiché l'investimento nel nostro settore sono enormi, entro breve la comunità scientifica si accorge che il prodotto non funziona, se non direttamente anche il paziente. Poi questo al netto delle distorsioni che ovviamente in tutto il mondo ci sono. Ci stanno in tutti gli ambiti, voglio dire. Secondo la seconda grande notizia è che l'industria fa un ruolo estremamente etico, tante volte qualcuno si dimentica. Noi facciamo industrializzazione, cioè ovvero rendiamo possibile un'innovazione che è stata inventata da uno o due scienziati e la rendiamo disponibile su larga scala. Se non ci fosse l'industria, l'innovazione sarebbe appannaggio di pochissimi individui, e questo è un altro dei grandi valori etici che l'industria fa. In questo contesto c'è da dire che quando vedo ci sono 1 milione, poi ce ne sembra 1,5 milioni, su questo numero qua è più 1,5 milioni. Quelli sono quelli registrati. Vabbè, comunque, tra diciamo che all'interno di questa grande quantità di dispositivi medici mi sento di dire che rispetto ai 7 miliardi della popolazione sono anche pochi, perché oggi noi stiamo andando verso una medicina dove il dispositivo medico deve essere sempre più personalizzato, ma deve essere sempre più personalizzato perché in realtà in un'ottica di costi-benefici il dispositivo ottimizzato e personalizzato funziona meglio e dà maggiore outcome sul paziente. Quindi anche qua l'idea di fare le classi omogenee, gli acquisti centralizzati della stessa cosa, la siringa di Stato, giusto per citarne una tra i tanti, è una follia concettuale, ancora una volta una fake news che dovrebbe essere combattuta con grande forza. Ovviamente l'innovazione è molto difficile riuscire a definirla nel nostro settore, così arriva la tua domanda, Nino, perché in realtà l'innovazione nel nostro settore si misura in tante modalità diverse, c'è un'innovazione continua, perché se tu parlavi prima di, se voglio citare la diagnostica di laboratorio, uno strumento di chimicoclinica che fa il colesterolo, non è che non faccia il colesterolo rispetto a quello che faceva lo stesso strumento negli anni 70 usando lo spettrofotometro. È chiaro che però quello strumento si è evoluto in 50 anni, anno dopo anno, andando verso innovazioni alcune volte discontinue, ma principalmente innovazioni continue. E l'innovazione continua ha portato ad essere quelle macchine completamente diverse da quelle che c'erano 40 anni fa. E quindi la difficoltà di poter dire: ma è innovazione continua quella che è avvenuta un anno dopo rispetto all'anno prima e come la misuro, non è sempre facile. Poi ci sono innovazioni discontinue che portano valore dal punto di vista perché organizzativo. Sì, ma ci sono, sì, certamente, innovazioni discontinue lo sappiamo tutti cosa sono, ma ci sono quelle che portano outcome sul paziente, ma ci sono anche innovazioni discontinue che portano valore per chi utilizza quelle tecnologie, quindi efficientano il sistema, le chiamano le cosiddette cost effective, per il paziente, ma anche per l'operatore stesso, per il medico. Quindi ci sono in realtà una quantità enorme di innovazioni, quindi anche qui pensare che si debba fare un processo capace di catturare in maniera estremamente analitica ogni tipo di innovazione, è chiaro che a tutti attendere vogliamo arrivare lì, ma non è facile. E l'altra fake news è che non è mica vero che l'industria si oppone a questo concetto, anzi l'industria è estremamente favorevole, perché l'industria vuole che alla nostra innovazione sia dato un nome, un cognome, e soprattutto sia dato un prezzo che sia dignitoso dello sforzo che è stato fatto per produrre questa innovazione. Un'altra fake news è che l'industria che lavora, soprattutto mi permetto di dire negli ultimi tempi, che l'industria che lavora con il pubblico sia un'industria cattiva,
innovativa perché toglie i soldi del cittadino. Un'industria che lavora nello specifico poi con la sanità è ancora più cattiva perché guadagna sui soldi pubblici e pure sulle malattie. Ma che sia chiara una cosa, chi fa industria e lo fa senza essere una onlus, noi siamo società di capitali, lo fa immaginando un ritorno perché noi abbiamo degli investitori che mettono i loro soldi pensando di avere dei ritorni. È chiaro che l'industria fa deve fare in questo settore un giusto profitto, non deve fare un eccesso di profitto, perché siamo in un settore etico, utilizziamo soldi pubblici, ma non è neanche pensabile che questo nostro mercato viva in una sorta di donazione della nostra innovazione, perché questa è un'altra fake news. Tornando al discorso dei tetti di spesa, se il tetto di spesa è fatto dal ministero, calato sulle regioni e deciso senza una chiara programmazione economica, cioè a me il fatto che si sfori in tetto di spesa, posso dirti la verità Nino, non mi dice assolutamente nulla, nel senso che ma con che criteri è stato fatto? Cioè, e siamo assolutamente sicuri quando vengono queste notizie che tu hai fatto vedere, le cosiddette fake news secondo me, su si sfora il tetto di spesa, la spesa dei dispositivi medici è impazzita, ma è impazzita oppure c'è un bisogno di salute che dobbiamo in qualche modo restituire ai cittadini? Perché dire che hai deciso un tetto di spesa e l'hai sforato, no, mi sembra abbastanza, come dire, semplicistico. Quindi grazie al cielo la regolamentazione va verso la strada, così arrivo anche a conclusione lasciando spazio agli altri, verso un mondo molto più normato e molto più attento ad una misurazione analitica di quello che è l'innovazione, soprattutto in un'ottica di outcome sul paziente, quindi di valore su chi utilizza la tecnologia, perché è il senso di quello che noi facciamo. Ci auguriamo come industria che in realtà sempre di più questi processi che all'interno delle nostre aziende si chiamano market access, all'interno del pubblico si chiamano health technology assessment, vengano fatti in maniera rapida, perché l'accesso all'innovazione è fondamentale e deve avvenire in tempi rapidi per poter scaricare al meglio il proprio valore aggiunto. E noi ci auguriamo quindi che poi questo HTA sia indipendente, perché non vorremmo trovarci ancora una volta nell'ennesima fake news scusate, in cui l'industria paga lo studio e poi viene accusata di avere conflitto di interesse. Questo diciamo è una delle cose che bisognerebbe assolutamente fare. Grazie Massimo, io vado alla erano diciamo i miei due diciamo intervistati del primo giro. Il secondo giro lo facciamo sulla coppia dottoressa Marcella Marletta, che è direttore generale della Direzione Generale dei Dispositivi Medici e Farmacia del Ministero della Salute, e Marco Marchetti, che è direttore del Centro del Technology Assessment dell'Istituto Superiore di Sanità. Allora, da un lato entrano sul mercato per varie tipologie di esigenze, in parte commerciali, in parte ovviamente voglio dire fondamentalmente legate al miglioramento della salute delle persone, una quantità importante di prodotti. In mezzo ci sta l'Health Technology Assessment. Ovviamente non entro nel merito dei dettagli che escono dalla discussione, ma due parole solo per introdurla per non addetti ai lavori. Questo è, Marco e Marcella, il documento dell'ultima schema che ha preparato l'EUNEA HTA e CTA, che di fatto è questo network europeo per l'Health Technology Assessment, e mi soffermo soltanto sulla prima parte, che sostanzialmente sottolinea che una valutazione adeguata di tecnologie sanitarie ha alcuni elementi core, che vedete l'uso corrente, gli aspetti tecnici, la sicurezza e l'efficacia clinica, e questi tra virgolette potrebbero essere gestiti anche a livello diciamo global, cioè nel senso che le evidenze sono global. Poi a livello di singolo paese ci sono gli aspetti economici, quelli etici, quelli organizzativi, quelli legati al paziente e quelli legali. Cioè in altre parole dell'Health Technology Assessment c'è un pezzo arancione che potrebbe essere tranquillamente globalizzato e un pezzo blu che poi deve essere invece contestualizzato a quello che è il contesto nazionale. La seconda cosa, che probabilmente è uno degli elementi massimo su cui si dovrà lavorare anche in collaborazione con l'industria, che noi abbiamo sempre visto l'HTA, l'Health Technology Assessment, come un processo tra virgolette statico, che in realtà è dinamico, perché se noi guardiamo come si evolve la tecnologia, si parte dalla ricerca di base, poi c'è la ricerca traslazionale, poi ci sono i dati sulla sicurezza e l'efficacia, poi si entra in commercio, poi ci sono i dati di efficacia e costo efficacia, e poi c'è l'uso generale. Vedete che le diverse tipologie di prodotti di Health Technology Assessment, a partire dagli horizon scanning, che sono proprio quelli che scrutano l'orizzonte sulle nuove tecnologie, fino ad arrivare poi ai rapporti completi, diciamo, offrono un panorama complessivo anche sull'evoluzione delle tecnologie sanitarie.
In altre parole, per riprendere un vecchio schema di Rinaldo Battista, l'Health Technology Assessment è una sorta di ponte tra tutto il mondo delle evidenze scientifiche e tutte le decisioni che vengono prese a livello macro, immissione in commercio, rimborso, inserimento nei LEA, a livello meso, aziende ospedaliere in particolare per sulle gare, e a livello micro per quello che riguarda la pratica clinica. Prima di dare la parola a Marcella, volevo farvi vedere questo articolo pubblicato, una sintesi di questo articolo pubblicato nel 2000 sull'International Journal of Health Technology Assessment, scritto da George Franz, che sostanzialmente diceva che in Italia nel 2000 noi avevamo un sistema di Health Technology Assessment assolutamente inesistente, perché mancava un'agenzia nazionale, cioè di fatto non c'era nessuno che si preoccupasse di coordinare tutte le attività a livello nazionale. Sono passati 19 anni, l'impressione da organizzazione indipendente è che forse oggi ci sono too much people, cioè troppe organizzazioni sul tema dell'HTA. C'è la Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici, c'è la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, ci sta l'AIFA per i farmaci, c'è l'Agenas che in ottemperanza all'accordo Stato-Regione del 2007 diciamo, ha avuto attribuite delle competenze sull'HTA, c'è l'Istituto Superiore di Sanità con il centro di Marco, e ci sono 21 sistemi regionali, ognuno delle quali elabora report di Health Technology Assessment. Per cui non vorrei che noi ci fossimo, tra virgolette, incanalati in una sorta, diciamo, di work in progress senza fine, proprio perché ci sono troppe organizzazioni che dentro, ognuna per la sua parte, debba gestire questo aspetto. Per cui dal 2007 si sono stratificati vari riferimenti normativi e dalla nostra osservazione indipendente, a mio avviso, manca un disegno normativo attuativo organico che riguarda le diverse tecnologie sanitarie. I vari momenti del ciclo vitale delle tecnologie sanitarie, avete visto dall'inizio fino all'obsolescenza, e i diversi livelli decisionali. E non è escluso che si possano in questo momento rilevare alcune sinergie, ma anche alcune sovrapposizioni tra i vari organi istituzionali. L'output a oggi è relativamente modesto, l'Agenas ha prodotto credo una ventina di report su dispositivi, in particolare di Horizon Scanning, altrettanti documenti completi di Health Technology Assessment, e l'impatto inteso come quanto questi documenti hanno informato le procedure di acquisto a livello regionale, a livello aziendale e a livello di pratica clinica, sostanzialmente lo sappiamo molto poco o quasi nulla per la maggior parte delle tecnologie. Anche se le diapositive sono invertite, la parola va prima a Marcella Marletta, perché oggi è la festa delle donne, in tutti i forum, voglio dire ogni sessione, abbiamo dato la parola alle donne. Marcella, prego. Sì, grazie Nino, grazie alla Fondazione per avermi invitato. Ancora una volta approfitto per dire quello che il Ministero della Salute e la Direzione Generale, della quale io sono il direttore dal 2010, ha elaborato nell'ambito di questa tematica. La tematica del Technology Assessment, l'hai detto tu, ha una infinità di anni, è vecchietta, nel senso che se ne sono occupati prima le agenzie regionali, anche quando sono arrivata io erano solo le agenzie regionali che se ne occupavano. Invece l'HTA è importantissima proprio per le slide precedenti. Abbiamo parlato di tecnologie e di innovazione, e laddove l'accesso all'innovazione, l'accesso alle tecnologie migliora lo stato di salute e l'aspettativa in salute delle persone, naturalmente può permettere ai cittadini un livello di salute che prima non poteva essere permesso. Però, vabbè, lo avete detto in tutte le salse, credo, sostenibilità a rischio, perché le innovazioni costano, soprattutto le innovazioni costo efficaci costano. Dunque il coraggio deve essere quello di capire che un sistema sanitario nazionale, che comunque è sottoposto da anni per via della crisi economica a restrizioni di tutti i generi, a tagli, a spending review, a tetti, non può non decidere di cambiare passo. Nel momento in cui cambia passo deve necessariamente arrivare a selezionare le tecnologie. Ecco perché dico le technology principalmente. La selezione delle tecnologie non passa per tutte le tecnologie, perché se nella mia banca dati sono descritti 1,5 milioni di prodotti e sono registrati 1,5 milioni di prodotti, certamente non significa il consumato. Noi abbiamo anche la banca dati dei consumi, dalla quale si capisce che 1,5 milioni sono i prodotti registrati di dispositivi, però se ne capisce la diversità, la differenza col
settore del farmaco è assolutamente pazzesca, e la difficoltà di tutti gli stati membri dell'Europa. Quindi mi permetterei di dire, hai fatto la situazione nazionale, Nino, però la situazione europea è drammatica. Quindi la decisione sulla sostenibilità dei sistemi sanitari nazionali passa per le solite parole tormentone: l'invecchiamento della popolazione, le cronicità, la necessità di spendere e di migliorare in termini di fast track l'accesso all'innovazione. Quindi ci vorrebbe un fast track. Per arrivare a un fast track per l'accesso all'innovazione e per arrivare a un cambiamento di governance in questo settore, bisogna passare per la comprensione del fatto che spending, tagli e tutto ciò che riguarda i tetti sono non superati, ma sicuramente non adatti al concetto di accesso, tanto più fast track all'innovazione. Devono essere più flessibili. Naturalmente, se tutte le regioni, comprese quelle cosiddette virtuose, sono in grado di sforare un tetto, questo significa che non ci dobbiamo diciamo fasciare la testa e non concedere l'innovazione. Questo significa che sicuramente la nostra spesa sanitaria, che poi è inferiore sui dispositivi medici, è addirittura agli ultimi posti rispetto agli altri paesi dell'Europa, anche rispetto alla Germania e altri paesi noi spendiamo molto meno, quindi la nostra spesa sanitaria probabilmente non è sufficiente per coprire il fabbisogno. Questo è, naturalmente, sapere cosa serve e quando serve è fondamentale. Il technology passa per i principi della medicina basato sulle evidenze, del costo efficacia, dunque riconoscere la vera innovazione così come per il farmaco è fondamentale anche per le tecnologie. Laddove quindi il mio pensiero è andato a questo, cioè alla governance del settore dei dispositivi medici, mi sono trovata a passare attraverso i tetti, proprio io per prima, perché di tetti si è parlato perché si parlava solo di riduzione della spesa, passando per i prezzi più bassi, passando per le gare nelle quali il prezzo più basso era tale che nemmeno il cinese poteva accedere alla gara delle siringhe, per capirsi, tanto era basso la base del ed era una vera innovazione a fare la spesa dall'applicazione del tetto. Esatto, quindi oggi che si ragiona anche insieme alle regioni, il pensiero già dal 2013 non è quello di capire, per me, cos'è direzione generale dei dispositivi, cos'è l'Health Technology Assessment, ma quello di capire insieme all'Europa, perché la coincidenza è stata quella, nel 2013 esce il primo documento economico, il DEF del 2013, e comincia a parlare di Health Technology. E per me inserire nei documenti di norme l'Health Technology Assessment come strumento per la selezione è stato importante, è fondamentale, è stato il vero cambiamento. Nel 2014 ancora, ma il grande... ma nel 2014 cosa è successo? Perché in particolare ritengo che l'Italia abbia cambiato le cose rispetto agli altri stati? Perché nel 2014 noi siamo stati semestre italiano di presidenza. Io ho fatto il leader di quel gruppo di lavoro di HTA a livello europeo in quel periodo, scrivendo un documento di HTA che poi è diventato anche utilizzato dagli altri stati. In quel momento ho portato il mio ministro, allora il mio governo, in quel momento ha portato avanti nelle leggi tutti gli aspetti di health technology necessari, quindi introdurre la cabina di regia HTA, introdurre 2015. Certo, nel 2015 finanziaria, poi nel 2016 anche il collegamento tra cabina di regia HTA e commissione LEA e centri aggregatori. Dove voglio arrivare? Peccato che ho sempre troppo poco tempo. Arrivare a dire che laddove io seleziono una tecnologia devo poi immaginare già che una raccomandazione di appraisal, cioè che le regioni, le 21 regioni di cui parlavamo prima, siano in grado di fare appraisal, quindi di arrivare a utilizzare quella tecnologia come vera esatta innovazione e poi applicare. A quel punto sicuramente fai selezione e fai anche opera di disinvestimento, fai opera di appropriatezza di utilizzo, perché c'è un governo centrale che lo stabilisce, e lo fai sulla base di che cosa? Di quel programma nazionale CTE che noi abbiamo già fatto. È stato un lavoro enorme. Nel 2017 settembre, insieme alle 21 regioni, fare un sistema Italia non è stato facilissimo. Assolutamente. Ecco, il programma nazionale poi ha visto 49 selezioni di tecnologie, delle quali 15 sono andate al report. Però il tutto senza fondi, senza risorse. Ecco, tutto a ISO risorse. In questo momento, proprio oggi, mi hanno comunicato che gli ultimi report sono stati pubblicati questa mattina. Cos'altro ti porto?
e poi cerco di chiudere, che lunedì avremo un incontro con i rappresentanti della Commissione europea, il direttore generale si occupa di ECTE a livello europeo, perché ci chiede di essere leadership, leader del processo europeo, in quanto la Commissione europea guarda noi come un esempio di best practice, camminando insieme proprio agli altri, insieme ad Agenas, Istituto, AIFA, non siamo separati, siamo veramente nel sistema, rappresentiamo l'Europa, perché l'Europa è lo stesso livello di comportamento. La Commissione cerca di vedere nel sistema Italia le regioni, sarebbero gli stati, e la Commissione al centro che vorrebbe fare ECTE, così come lo fa l'Italia. Quindi un esempio di best practice, lo hanno anche scritto. Quindi selezioniamo bene, disinvestiamo soprattutto, immaginiamo tecnologie appropriate che abbiano sì un costo ma anche una grande efficacia basata sulla medicina dell'evidenza, e qui metto l'Istituto Superiore di Sanità e ci metto tutti i centri collaborativi, ci metto che abbiamo appena fatto la commissione che deciderà i centri collaborativi, stiamo pubblicando il documento di sintesi, siamo passati dalla fase pilota alla fase a regime, quindi è difficile comunicare quante cose che facciamo, tanto più in 4 minuti. È difficile dirvi che il lavoro è tanto, che le regioni ci sono, che nel patto della salute precedente già c'era la tecnologia, e in questo ci sarà di nuovo. Quindi un percorso che non veda più una, un passaggio solo di tagli, che pur chiamandoli tetti sono tagli orizzontali, ma un passaggio di quei silos che dicevi tu, in una versione e in un ragionamento che sia quello invece della costo efficacia e della medicina basata sulle evidenze, e quindi delle linee guida di tutto ciò che ci serve per andare avanti, ma con le regioni, perché senza le regioni noi come istituzione centrale e col titolo quinto della Costituzione non andiamo da nessuna parte, ma neanche voi, neanche il cittadino, altro che quarantesimo, cioè se le regioni non approvano e non accettano un percorso che le veda attori di questo processo, avanti non si va. Ti dico, non so a che ora sia arrivata, ma abbiamo parlato delle maggiori capacità di indirizzo e verifica delle regioni. Questo aspetto rientra proprio là. Tutta questa operazione si fa insieme tra tutti gli altri. Certo, insieme si va avanti. Bisogna trovare le risorse, bisogna superare le criticità, e bisogna anche che l'Europa, che ci vede bene, ci veda come leadership, perché no, insomma, ci potremmo riuscire, anche se i passi sono difficili, la burocrazia la conoscete tutti, però andare avanti è importante. Grazie Marcella. Marco, tu qua, all'interno di questo esagono, sei l'ultimo arrivato in ordine di tempo, voglio dire, quindi ti sei trovato in questo sistema abbastanza complesso, e anche rispetto alle tue capacità di analisi del sistema dell'Health Technology Assessment, volevo un po' capire se ci sono realmente quegli spazi, tra virgolette, di miglioramento del disegno normativo attuativo, perché la dottoressa Marletta ci ha parlato del programma nazionale HTA per i dispositivi medici, ma poi c'è la parte del farmaco, c'è la parte delle procedure chirurgiche, che in questo momento è ancora un'area abbastanza scoperta, delle tecnologie organizzative. Quindi in un'ottica di volere comprendere tutte le tecnologie sanitarie, voglio dire, probabilmente ci sono degli spazi di coordinamento e miglioramento ottimali ancora da recuperare tra le varie organizzazioni. Prego Marco. Allora, purtroppo quello che tu dici è assolutamente vero, sono stati fatti passi avanti da giganti negli ultimi anni, dal 2014, da quando si è iniziata a scrivere la parola HTA sui documenti pubblici, noi oggi abbiamo realizzato e raggiunto tanti diversi obiettivi, però è anche vero che questi obiettivi sono stati raggiunti in maniera disorganizzata, tra virgolette. Qui mi permetto di fare un po' la controparte della dottoressa Marletta, nel senso che noi abbiamo raggiunto obiettivi che fino al 2014, in pochi anni abbiamo fatto quello che sostanzialmente non avevamo fatto negli ultimi 20 anni e che gli altri paesi avevano già fatto. Si sono succedute delle norme che hanno previsto attività di HTA in ambiti specifici, però sostanzialmente è mancata quella visione univoca, sistemica, di regolazione del sistema
del sistema HTA. Oggi noi lavoriamo sostanzialmente per silos. Noi abbiamo il silos del programma nazionale HTA dei dispositivi medici, che è strutturato da una legge, da due leggi di stabilità specifiche. Abbiamo il silos dell'AIFA, che diciamo anche qui sulla legge di stabilità, credo 2015 o 2016, prevede che debba fare attività di HTA. Abbiamo il silos della Commissione per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, che anche qui espressamente, come dire, viene citato nel testo della legge, deve usare lo strumento HTA per decidere quali sono le prestazioni da introdurre o da disinvestire all'interno della struttura. E poi abbiamo anche un quarto silos, se mi consentite, che è quello delle regioni, perché ci sono regioni che sono maggiormente attrezzate rispetto ad altri, e qui ovviamente parliamo sempre delle solide best in class, che hanno già da anni, diciamo, un sistema regionale autonomo. Allora è chiaro che è positivo il fatto che si riconosca l'importanza dello strumento, ma sicuramente se non si riorganizza tutto il sistema in un sistema più armonico non si va molto lontano. È un sistema che, diciamo, sta stentando a partire, e anche l'esiguità sostanzialmente del numero dei documenti che vengono prodotti è una testimonianza di questo, perché l'esiguità e i tempi in cui i documenti vengono prodotti. Se il documento rischia di uscire quando la tecnologia, tra virgolette, è quasi come se fosse superata, esatto. Allora, noi dovremmo in qualche modo, come dire, prendere un po'. Questo crea delle inefficienze, ovviamente, delle inefficienze nel sistema che fanno sì che il technology assessment perda di credibilità. E questo è, diciamo, un po' il pericolo maggiore. Non ce lo possiamo permettere. Non ce lo possiamo permettere di perdere di credibilità. Ora, se noi guardiamo, perché noi fino ad oggi ci siamo confrontati con noi stessi, se ci confrontiamo con gli altri, quello che vediamo è qualcosa di completamente diverso. Se prendiamo ad esempio il sistema canadese, che è un sistema molto simile al nostro, perché le autonomie provinciali sono molto simili alle autonomie regionali, loro sono riusciti, ma ci hanno messo 20 anni per farlo, a creare un sistema organico in cui c'è un'agenzia nazionale che è collegata con delle agenzie provinciali, che a loro volta addirittura sono collegati in alcune province con le strutture all'interno dei centri universitari. Addirittura il Quebec ha modificato la mission dei centri ospedalieri universitari, aggiungendo, oltre alla parte didattica, assistenza e ricerca, anche la parte di valutazione, con la motivazione che se un'istituzione deve produrre ricerca, deve produrre una ricerca, diciamo, di tipo deve guardare anche la sostenibilità e altri aspetti di questa ricerca. Oggi, diciamo, il grande sforzo, l'ha accennato prima il dottor Urbani, che si sta facendo, è quella normativa vigente, perché è ovvio, mettere le mani su una normativa non è assolutamente semplice, soprattutto poi se non si hanno le idee ben chiare su chi, come, che farà che cosa. A normativa vigente, la Commissione per l'aggiornamento dei LEA ha cercato di mettere la direzione, il Ministero della Salute, la direzione della programmazione, la direzione farmaci e dispositivi, con il nostro supporto come Istituto Superiore di Sanità, hanno cercato di creare, un meccanismo in cui perlomeno, anche se in assenza di un disegno organico, tutte quelle parti che sono elencate lì si parlino. Sì. E questo, nel giro di 2 mesi dovrebbe essere pubblicata, questa nuova procedura per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza dovrebbe essere pubblicata sul sito del Ministero della Salute. Quindi abbiamo fatto un altro passo in avanti per mettere la colla, tra i vari pezzetti. Esatto. E dovrebbe consentire, di far parlare tra di loro tutte queste istituzioni che fino ad oggi sono andate, per fatti suoi, ognuna per fatti loro. È chiaro però che anche questo, è un tassello, se mi consentite il termine, è una pezza. Quello che mancherebbe è veramente riprendere in mano la situazione e in maniera organica fare come hanno fatto altri paesi, dove si è organizzato un sistema pensandolo e immaginandolo in maniera sistemica e organica su tutto il territorio nazionale. Grazie Marco. Io su questo, siccome è una mia idea che comunque per noi rappresenterà anche una proposta disruptive, come l'ho già definita stamattina,
io vedo molto critico il doppio ruolo dell'AIFA all'interno di questo schema, perché un ente regolatore che faccia anche attività di Health Technology Assessment finisce inevitabilmente per essere un po' il controllore di se stesso e il controllato di se stesso. Quindi questa è una delle idee, diciamo, di rottura che vi faccio portare a casa oggi e credo sulla quale sicuramente ci sarà motivo di discutere in momenti successivi. Giovanni Leonardi, direttore generale della ricerca e innovazione al Ministero della Salute, oggi abbiamo avuto la fortuna di avere tre direttori generali del Ministero, non è facilissimo, voglio dire, quindi vi ringrazio ancora tutti. Quello da cui parto, Giovanni, è questo schema che abbiamo visto questa mattina. Se stiamo andando, come ci ha raccontato un po' Andrea Urbano, un po' Primiano Iannone, verso un sistema integrato della valutazione di tutte le prestazioni sanitarie, basato sulle evidenze, basate sul valore, che divida, diciamo, le prestazioni in value elevato, value basso e anche, ahimè, value negativo per tutta una serie di cose che comunque vengono erogate, c'è un'area grigia, cioè noi non sempre siamo in grado di definire il valore di una prestazione sanitaria, perché evidenze non ce ne sono, o perché non sono richieste dal processo regolatorio, molti dispositivi, voglio dire, richiedono solo una dichiarazione di conformità, o perché le evidenze ci sono, ma sono soltanto di tipo registrativo e quindi non vengono poi dai dati del mondo reale, oppure quando ci sono quelle del mondo reale sono di cattiva qualità metodologica, sono discordanti, cioè non sono utilizzabili. Allora, quello che io chiedo a Giovanni è questo: dal punto di vista delle sinergie tra bisogni informativi del Servizio Sanitario Nazionale per favorire tutta una serie, diciamo, di delisting, inserimenti o altro, come si può potenziare la ricerca comparativa indipendente, perché comunque il Ministero ha dei canali di finanziamento che vanno alla ricerca corrente per gli X, per gli X alla ricerca finalizzata per il Servizio Sanitario Nazionale, però a me piacerebbe un giorno arrivare a una sinergia di questo tipo. Il Servizio Sanitario Nazionale ha bisogno di queste evidenze per informare l'HTA, informare le procedure, il delisting e l'inserimento nei LEA, e una quota di questo denaro pubblico viene, di questo denaro viene dal finanziamento per la ricerca stessa. È una mia idea che è una sorta di mission impossible, oppure ci si può lavorare in quella direzione, Giovanni? Ma intanto grazie dell'invito. Io ho bisogno della slide precedente, quella del mosaico, per rispondere alla tua domanda. Quella del mosaico per rispondere alla tua domanda. Sì, certo. È sempre stimolante queste giornate. Ecco qua. Come vedete, DigiRIC, che è la direzione di ricerca, è innocente, non c'è in questo mosaico dell'HTA. Però, spettatore innocente. No, però innocente. Nino mi ci vuole mettere a fare il porcellino. Cioè, metto lì, rompiamo il salvadenaio e prendiamo i soldi per fare tutto. Battute a parte, è chiaro che il tema c'è ed è un tema, importante. Sono d'accordo sul fatto che una quota della ricerca può essere indirizzata a questo, ma del resto guarda che già si fa, perché noi abbiamo una serie di, a parte il fatto che gli istituti che sono finanziati dal Ministero, a partire dall'Istituto Superiore della Sanità, ma anche un lapsus ma anche dalla gli IRCS le regioni per certi aspetti, quando facciamo la finalizzata, fanno dei progetti che sono su una ricerca comparativa e quindi aiutano a definire questo processo. Si dovrebbe fare questo d'accordo in maniera più sistematica. Ma per farlo più sistematica dobbiamo anche avere un quadro di riferimento più chiaro, perché sennò appunto c'è un po' la difficoltà di arrivare a tutto questo. Noi abbiamo lavorato su questo per fare un po' aiutare a creare il disegno, perché voi sapete che nella finalizzata abbiamo una quota di finanziamento che è un finanziamento in comune con le regioni, quindi si individuano delle tematiche comuni, in queste tematiche comuni, progetti in rete, in queste tematiche comuni andiamo a discutere. Uno dei progetti rete che parte quest'anno è proprio su questo, cioè di come andare a costruire una governance che colleghi l'HTA poi all'implementazione delle politiche, quindi legare le due cose, che se non leghiamo, ma un po' quello dicevi tu, se non facciamo in modo che poi l'HTA abbia effettivamente un impatto, tutto questo viene meno. È chiaro che vedete che poi i discorsi si tengono tutti, quello che diceva oggi Urbani, che ora ha ribadito appunto anche Marchetti, che si sta costruendo questa governance, però c'è anche bisogno di un supporto operativo. Questo progetto che parte vede diverse regioni coinvolte,
tra l'altro abbiamo, mi riferivo anche a, a Walter, perché l'avevamo pensato insieme all'epoca quando abbiamo lanciato questa tematica, e metteremo su questo 3 milioni e 6 tra il Ministero e le Regioni, 1 milione e 8 il Ministero e un altro 1 milione e 8 le 6 Regioni che partecipano a questo progetto. Ovviamente la finalità della cofinanziata non è solamente il fatto di dire dividiamo le spese, ma è proprio il fatto che le regioni vanno a investire su una tematica perché da quella tematica vogliono delle risposte per poi andarle a implementare. Quindi è questo il valore aggiunto che possiamo avere da questi progetti, perché altrimenti, l'abbiamo visto negli interventi precedenti, insomma, chi ha parlato prima di me è molto più competente su questo tema, non è che è solo fatto di avere una ricerca comparativa che ha fatto un X piuttosto che un'azienda o un'ospedale universitaria ti porta poi a una decisione operativa. No, ci vuole un disegno un disegno nazionale insieme. In questo disegno naturalmente i fondi della ricerca in parte, ribadisco in parte, perché la ricerca non è solamente HTA, HTA è assessment, non è ricerca. Questo ricordiamoci, sennò tante volte alla fine tutto viene assorbito da una singola finalità, la ricerca copre una serie di attività, questa chiaramente è una, e devo anche dire che gli IRCCS, ad esempio, mi sollecitano sempre ad avere un ruolo più forte proprio nell'HTA, quindi è anche un qualcosa che la comunità scientifica sente, avverte questa responsabilità che dovrebbe avere. Quindi siamo sul pezzo e siamo disponibili. L'altra cosa che aggiungo, sempre perché dobbiamo tenerci tutti, naturalmente tu prima quando parlavi di ricerca parlavi dell'1%, teniamo presente che noi abbiamo 250 milioni, l'1% sarebbero un miliardo. Un miliardo e passa. Ora non che voglio un miliardo, per carità, se no mi licenzio subito, però dico, è chiaro che la quota può essere tanto maggiore quanto maggiore il fondo complessivo. Chiudo solamente, perdonami, rispetto alla precedente da rotonda c'è una cosa che mi sta sulla lingua, la devo dire per forza. E quando si parlava autonomia sì, autonomia no, ovviamente non entro nel merito perché è un tema così politico che figuriamoci se un funzionario possa dire qualcosa, però fatemi fare il burocrate. Sì, a condizione, non mi trovo d'accordo. Non mi trovo d'accordo perché la condizione la possiamo mettere nel definire l'autonomia. La condizione, secondo me, non la possiamo mettere nel ruolo dello Stato. Per un semplice motivo, perché il ruolo dello Stato è definito nel 117 della Costituzione. Noi qua stiamo parlando di ampliare le competenze delle regioni. Non stiamo parlando di poter riequilibrare rapporti tra Stato e Regione, che noi dovremmo andare a modificare l'articolo 117 della Costituzione, che è tutto un altro discorso. La Costituzione stabile non lo possiamo fare. Quindi dobbiamo essere chiari nel dire le cose. Chi vuole autonomia, chi non la vuole, chi la vuole in un modo o nell'altro, ma è inutile che ci illudiamo che andiamo a avere uno Stato più forte a compensazione di, perché lo Stato c'ha 20 anni di giurisprudenza costituzionale che dice che cosa deve fare lo Stato, cosa deve fare le regioni, e da lì lo Stato non si muove. Grazie Giovanni, giusto, merita l'applauso. Giusto per provare a tirare le fila un po' delle nostre idee, delle nostre proposte di rottura integrate con diversi dei vostri interventi. A me a fine anno dalla Commissione LEA mi piacerebbe leggere un elenco di quesiti irrisolti, cioè di aree grigie su cui non si può fare il technology assessment, e una quota delle risorse pubbliche della ricerca devono andare a rispondere dei quesiti, coinvolgendo anche le regioni con meccanismi premiali a metterci dei soldi propri per rispondere a quesiti di interesse nazionale. Ho interpretato bene? Bene, allora ci intendiamo al volo, questa è la cosa più importante. Finiamo. Come al solito, last but not least, con quello che è il problema di come paghiamo le innovazioni. Allora, quest'ultimo blocco vedrà in sequenza il professor Spandonaro, l'amico Federico del Crea Sanità, uno probabilmente il maggior esperto di health economics in Italia, e il professor Ricciardi, che al di là di tutte le sue competenze scientifiche, tecniche e di politica sanitaria, ha le idee molto chiare sul concetto di innovazione. Allora, una delle domande che dobbiamo porci e con le quali ovviamente chiuderemo, diciamo, questa sessione e la mattinata previa foto finale, è come paghiamo le innovazioni, partendo da alcuni punti fermi. Dal finanziamento pubblico, rispetto a quello che ci siamo detti questa mattina, nei prossimi anni non si vede la luce in fondo al tunnel, sia perché non c'è area di rifinanziamento,
sia perché non ci sono, voglio dire, investimenti per l'innovazione dedicati. Quindi questo è un dato assolutamente certo. Per quello che riguarda la spesa privata, il costo delle innovazioni, soprattutto di certe tipologie di innovazioni, sarà talmente alto che nessun cittadino potrà pagarselo per conto proprio. Questo credo che sia assolutamente ovvio. La sanità integrativa può avere un ruolo, sta nel punto 4. La terza cosa è che il processo di disinvestimento e riallocazione macella, sulla quale credo siamo tutti convinti, dall'industria alle istituzioni, ai professionisti, cioè bisogna cominciare a togliere da sotto per inserire da sopra, perché altrimenti con quelle risorse non ce la facciamo. Le metodologie di delisting e di inserimento dei LEA sono in progress, i modelli organizzativi però sono poco flessibili, c'è resistenza al cambiamento, tutto quello che riguarda il tema della e-health, della mobile health, viene visto con diffidenza, c'è ostacoli di infrastrutture tecnologiche, di banda larga, c'è tutte quelle cose che non permettono di far decollare alcune innovazioni di altissimo livello tecnologico che potrebbero cambiare proprio le modalità organizzative del sistema. Non ci dimentichiamo che la rendicontazione finanziaria viene fatta per silos, da aziende sanitarie a regioni a MEF, perché la contabilità generale, la ragioneria generale dello Stato dice che i conti si fanno sui fattori produttivi. La governance è affidata ai tetti di spesa, il value dell'innovazione abbiamo visto non è sempre definibile e le informazioni sull'appropriatezza sono scarse. Per cui, provocazione con cui parto con Federico Spandonare e poi sentiamo il professor Ricciardi, l'amico Walter. A che cosa possiamo pensare? Punto primo. A budget integrati, abbattendo i silos? Probabilmente sì, però è ovvio che bisogna rivedere un po' i sistemi di contabilità dello Stato. A rimborsi che siano solo basati sugli esiti? In parte si fa, per alcune tipologie di farmaci, per dispositivi si può cominciare a ragionare. Ecco, ragioniamo anche sulle altre due ipotesi. Visto che il mondo assicurativo ha grandi esigenze anche di entrare in sanità, sarebbe disponibile a definire degli schemi assicurativi per coprire le incertezze che stanno sugli outcome che ovviamente l'industria per definizione non può garantire? Oppure si può cominciare a immaginare delle soglie massime di rimborso su modelli quali piuttosto che con varie tecniche di analisi economiche, dicendo lo Stato può pagare fino a questo livello, il resto poi può essere pagato da un'assicurazione con la parte assicurativa eccedente, introducendo ovviamente degli elementi di disequità, perché è chiaro che questa parte eccedente potrebbe permetterla solo chi è in grado di avere una polizza in grado di pagare questa tipologia. Federico. Intanto grazie di questo invito. Ovviamente, ti ringrazio, ovviamente come CREA, principalmente, insomma, io sono sempre l'Università di Tor Vergata, lo dico perché poi se no CREA diventa famoso, ma insomma, giustamente la mia istituzione è l'università, se no faccio torto a tutti. Mi rimetti la slide invece di prima, quella sul value dove c'erano... Questa qua, sì. Allora, siccome mi ha invitato, ovviamente tutti i centri di ricerca, no? Il GIMB, la Bocconi, la Cattolica, cioè, mi sembra che siamo tutti più o meno arrivati alla stessa conclusione. La conclusione è che il sistema, tutto sommato, italiano è uno di quelli che va meglio nel mondo, ma che allo stesso tempo qualcosa bisogna fare. Mentre siamo tutti assolutamente d'accordo sulla diagnosi, secondo me continuano a rimanere sospese un po' di cose che rendono difficile, secondo me, trovare la soluzione. Quindi non è una critica, fammi fare una precisazione, una discussione costruttiva. A me questa piace molto e noi la stiamo dicendo da tanto tempo, e la stiamo dicendo da tanto tempo perché riteniamo che il mondo è complesso, che la sanità è complessa, e pensare a un sistema di valutazione su più livelli ha senso. Pensare all'HTA come un filtro che dice sì e no, che è un po' sempre stato il paradigma dell'appropriato sì, appropriato no, come se il mondo si dividesse così facilmente senza in giorno e notte, certo, senza fasce intermedie. Quindi quando tu, che sei un esperto, uno dei massimi esperti di evidence, mi dici, mi confermi quello che ho sempre pensato, che ci sono le aree grigie, io sono un uomo felice, perché forse ritorniamo sulla terra e non pensiamo di poter governare il sistema in maniera dicotomica. Però questa cosa qua comporta due fattori. Il primo, che tu giustamente dici, bisogna rifinanziare il sistema perché là mi vuoi portare. Quello è il punto di partenza. Sì, però poi allora leviamoci dalle slide la lista di tutti gli sprechi. Perché se noi continuiamo a dire, l'ha detto anche in parte prima Urbani, se noi diciamo, come siamo convinti, che è definanziato
e poi proiettiamo delle slide in cui diciamo che c'è sta la medicina difensiva e gli sprechi di qua. Ovviamente non siamo credibili, cioè qui bisogna dire la verità, che secondo me è che quando spendi il 30% in meno degli altri gli sprechi ci sono, perché fisiologicamente ci sono, e se no non sarebbe un sistema complesso, ma non sono tali da giustificare la possibilità di finanziare qualunque altra cosa con, okay? E questo è il primo punto. Il secondo punto è che l'altro termine magico da cui abbiamo iniziato questa sessione e poi ce lo siamo dimenticati, è innovazione. Cioè abbiamo la mania dell'innovazione che fa parte del famoso filtro bianco-nero, ma se questo è lo schema che io condivido, a che mi serve l'innovazione? Cioè, dovrebbe stare qua. Oh, ma tanto per dire che value elevato lo chiamiamo innovazione, però voglio dire, la verità è che io devo governare un sistema cercando di dare una priorità, e la priorità è una, come dire, è una lista continua, mentre invece il problema dell'innovazione è che siccome è nero o bianco, ci ritroviamo sempre nella maniera, al solito, l'innovazione, diciamoci la verità, è stata il modo per mettere qualcosa o non mettere qualcosa dentro i fondi per governare, come al solito, un problema di mancanza di finanziamento. Allora, di nuovo, dimentichiamoci la storia dell'innovazione, non serve. Se accettiamo che c'è il value elevato, il value basso, eccetera, eccetera, value elevato lo pago di più, il value basso un po' di meno, eccetera, eccetera, eccetera. Terzo, benissimo, ci sto. Come in Francia, peraltro, non ci inventiamo niente, non tutto te lo posso dare al 100% perché non è un value così basso, quindi socialmente è un po' meno meritorio, se non ho tutti i soldi, ma qua bisogna cominciare a ammettere che i LEA non coprono tutto quello che serve, questo è l'altro grande equivoco di questo sistema. Se noi finalmente lo ammettiamo, e allora esiste il value basso, c'ha senso una compartecipazione, e allora come fate a criticarmi il secondo pilastro? Perché a quel punto, se c'è un pezzo che non è Servizio Sanitario Nazionale dove il cittadino si paga qualcosa, esiste un principio costituzionale che in questo paese viene maltrattato, che è la sussidiarietà, ci avrò anche diritto a quel punto ad assicurarmi i miei ticket, per esempio, e avrò anche diritto, visto che è comunque un value, non è zero, non è negativo, per quanto basso, di vedermi riconosciuto qualche incentivo. Allora anche là non si può affrontare il problema di queste cose senza avere una governance complessiva e ripensare complessivamente quello che deve essere il sistema. Poi ovviamente il problema vero per decidere se i soldi ci stanno o non ci stanno è decidere che cos'è il value, perché questa è l'altra grande domanda, perché la costa efficacia siamo bravissimi a farla, qualche straccio, scusatemi, perché poi c'è sempre la noterella finale per dire che abbiamo fatto anche le analisi etiche organizzative, ma la verità è che poi alla fine si riduce tutto alla parte rozza degli economisti, che è la costa efficacia. Però la verità è che il value c'è dentro altre cose, e allora il problema è di governance. Chi lo decide il value? Io non sono tanto d'accordo con te a dire l'AIFA non deve avere i due ruoli. Io sono sempre stato contrario al doppio ruolo, ma il problema vero di AIFA è che deve fare HTA col vincolo del tetto, che è una cosa che non ha senso, perché uno deve dire qual è il value e qualcun altro deve dire dov'è la riga di quello che facciamo come Stato e di quello che decidiamo di far fare un parte ai cittadini in un principio di sussidiarietà, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, siccome non voglio prendermi troppo tempo, il problema vero a questo punto è ripensare a un termine che non si usa mai. C'è l'equità, c'è l'universalismo, l'equità non l'abbiamo fatta, l'universalismo credo di sì. C'è un altro termine, si chiama sussidiarietà, che ce lo stiamo dimenticando. Con delle situazioni assurde, in questo paese si parla di autonomia differenziata, dopodiché la questione della sussidiarietà è diventata una partita fra cosa fa lo Stato e cosa fa le regioni. E i corpi intermedi? I corpi intermedi, che sono quelli che dovrebbero gestirmi per rendermi compatibile il sistema, i value bassi, i value intermedi. Bisogna dare ruoli ben precisi e regolamentati. Il risultato è che le regioni mi scrivono tutte e tre quelle di cui ho visto le cose, che vogliono fare loro i fondi sanitari integrativi. Fino a ieri non li volevano fare. Adesso che diventa un finanziamento, perché erano negativi i fondi, adesso che diventa un finanziamento si dimenticano e vogliono essere loro, schiacciando completamente i corpi intermedi, l'altro pezzo. Cioè, questo è un paese che così non va da nessuna parte, no, scusate. Perché sono le regioni nelle quali ci sono la maggior parte di imprese che concentrano, voglio dire... In senso, il problema secondo me, io non ti so dire dove si trovano i soldi, intanto non so neanche quanti soldi servono, perché poi noi comunque spendiamo talmente meno degli altri che finora la cosa regge. Il problema è che da qui in poi avremo tutta una serie di valutazioni molto più delicate, perché di fronte a una terapia da 600.000 euro... il problema non è potersela permettere o no, il problema diventa etico, e su questo noi non abbiamo fatto nulla, di sapere quanto siamo disposti a concentrare le risorse su pochi soggetti. Qualche altro paese qualche scelta l'ha fatta, e noi su questo siamo sprovveduti completamente. Quindi è inutile parliamo di HTA se prima non decidiamo di affrontare quelle che sono davvero le sfide dei prossimi anni. La sfida non sarà, secondo me, insisto,
che chissà quante cose avvengono, perché poi insomma il PIL non cresce da nessuna parte, quindi cioè anche le industrie si devono autoregolare. Il problema vero è che è cambiato il paradigma, arrivano tecnologie con poca evidenza e che concentrano molto le risorse. Queste sono le due risposte, sono risposte che non può dal tecnico, deve dare la politica. Se non facciamo questo, secondo me siamo totalmente indietro rispetto ai tempi. Grazie Federico. Come diciamo da manuale, devi chiudere tu, voglio dire, un po' per l'amicizia, un po' per la stima, un po' per il ruolo e tutto questo. Riprendendo magari qualche spunto su queste idee che abbiamo spilluccato qua un po' qua e là, perché questo è un problema che bisogna porsi nei prossimi anni, anzi già ce lo stiamo ponendo adesso. Prego Walter. Ma innanzitutto io vi vorrei rassicurare, io dal primo gennaio ho ripreso a viaggiare, ho diverse responsabilità istituzionali e vi vorrei rassicurare, voi pensate che questo è un paese in recessione, un paese che ha perso il 30% della propria produttività industriale, il 7% soltanto in quest'anno, che la disoccupazione è ai massimi storici, soprattutto nel sud, che ci sono 5,6 milioni di indigenti, ma in realtà noi stiamo mettendo le premesse, quindi è un paese che sta mettendo le premesse per la sua ulteriore fase storica di ricostruzione. Nel senso, noi sostanzialmente però dobbiamo passare attraverso l'ennesimo shock traumatico che ci ha visto nel corso degli anni prima creare il massimo rinascimento, poi il risorgimento, e è necessario passare attraverso, e quindi dopo un periodo di crisi noi risorgeremo, però questo periodo di crisi in qualche modo lo toccheremo. E a me piace fare proprio il paragone, c'era un famoso allenatore del Liverpool che parlando di calcio diceva: voi pensate che parlare di calcio è una questione di vita o di morte, perché sapete che a Liverpool il calcio è una cosa importante. In realtà non è così, è molto più di questo, diciamo che, e quindi io userò la metafora calcistica per dire questo. Noi abbiamo vinto 4 campionati del mondo, ovviamente 2 in circostanze estremamente particolari, ma anche quelle erano in un momento di crisi, quelli del 34 e del 38. Poi abbiamo vinto il campionato del mondo nell'82 e nel 2006, 82 dopo lo scandalo calcio scommesse, quando Paolo Rossi, con cui poi sono diventato molto amico, l'abbiamo anche invitato a un open day all'Istituto Superiore di Sanità, è diventato il capocannoniere, e poi nel 2006 con una Federcalcio commissariata. Nel senso, quindi noi diamo il meglio, diciamo sostanzialmente, però diciamo sostanzialmente per esempio sul calcio non abbiamo ancora capito una cosa importante, che oggi a calcio si vince se si è organizzati in tutti i reparti che costituiscono diciamo una squadra, quindi a partire dalla politica, che è la presidenza, cioè una presidenza sostanzialmente di una squadra deve avere le risorse necessarie per investirle, e non posso che essere d'accordo con Federico, deve avere una strategia. Oh, ma anche nel calcio, guardate che di squadre nazionali ne è rimasta una, sono tutte quante di proprietà straniere, perché la complessità del finanziamento e della strategia noi nel calcio l'abbiamo in qualche modo compromessa. Poi devi avere degli allenatori, cioè devi avere dei manager, delle persone che in qualche modo sono capaci di guidare la squadra, e poi nella squadra devi avere i portieri, gli attaccanti, i difensori. Noi, se guardiamo a delle singole componenti, abbiamo secondo me il meglio che il mondo possa esprimere, cioè potenzialmente abbiamo degli ottimi presidenti, degli ottimi allenatori, degli straordinari calciatori, però nel ranking FIFA oggi siamo dopo gli Stati Uniti d'America. Cioè quando dicevamo che gli americani non giocavano a calcio perché sostanzialmente giocavano a baseball, a football americano, oggi siamo 21esimi, gli Stati Uniti sono 20esimi, cioè siamo precipitati. Allora noi dobbiamo fare, e questa è un'occasione perché siamo addetti ai lavori, lo stesso discorso che fece Al Pacino in un spogliatoio di un football americano, lo sapete, ve lo ricordate, Any Given Sunday, ogni maledetta domenica, e disse: io guardo voi che siete dei giocatori talentuosi, in particolar modo c'era uno che era talentuosissimo, ma siamo ultimi in classifica, siamo sull'orlo della retrocessione, siamo sul baratro, ci prendono a pernacchi in tutto il mondo, ci considerano dei paria. Noi sostanzialmente come possiamo fare per uscire da questo spogliatoio? O ci guardiamo in faccia e diventiamo una squadra che ha tutti quanti gli elementi a posto, quindi o noi risergiamo come collettivo o saremo annichiliti, dice questa parola, individualmente. Allora, che cosa succede? In che cosa consiste l'annichilimento? L'annichilimento nel nostro caso significa quello che hai detto tu, la perdita del Servizio Sanitario Nazionale. Allora, io che ho una seconda patria, che è la Gran Bretagna, dove insegno da tanti anni, dove lavoro con Murgay a Oxford, vi dico che sta succedendo una cosa esattamente questo. E siccome nella mia esperienza ci ho studiato, ci lavoro, ci insegno da tanti anni, tutto quello che succede in Gran Bretagna succede da noi dopo un periodo di latenza più o meno lungo, ma oggi
più breve, perché i tempi sono più brevi, noi dobbiamo evitarlo. E quindi dobbiamo, tu hai presentato quel mosaico, se lo vuoi ripresentare. Sì. Io individuo un momento preciso in cui sostanzialmente... Questo è quello dei vari istituti. Quello dei vari istituti, sì. In cui c'è stato il fallimento. Allora, noi come Cattolica, col dottor Marco Marchetti, che adesso peraltro è il tesoriere della Società Mondiale di Health Technology Assessment, e con il professor Cecchetti, portammo il congresso mondiale a Roma nel 2005. E in quella circostanza, diciamo, mettemmo l'Italia sulla mappa dell'HTA. Poi abbiamo fatto tante altre cose, però c'è un momento proprio a Bologna che io identifico come il fallimento di quel passaggio. Eravamo io e il ministro Fazio, non ci conoscevamo ancora, eravamo un po', diciamo, come posso dire, sospettosi l'uno dell'altro, perché io avevo fatto delle critiche molto forti su alcune sciocchezze che lui aveva detto sulla gestione dei rifiuti a Napoli, e quindi eravamo un po' scettici. E c'era, io lo attribuisco a lui, Massimo Giannini, che moderava questo dibattito. Io avevo detto esattamente le cose che hai detto tu, l'agenzia indipendente, cose, cioè. E Giannini la pose a Fazio, peraltro in maniera, come posso dire, capziosa, perché disse: ma il professor Ricciardi propone un ulteriore carrozzone, e Fazio disse: non ci sarà mai un'agenzia di Health Technology Assessment in Italia indipendente, perché noi non vogliamo creare un ulteriore carrozzone. Ma io penso che questo sia lo stesso schema. Ora, poi siamo diventati amicissimi e lui mi ha detto: ho sbagliato, ammetto che ho sbagliato. Quindi la soluzione è quella lì, è la soluzione dell'organizzazione, della capacità organizzativa. E qui mi avvio alla conclusione, possiamo essere un po' più pessimisti, perché se noi siamo talentuosi nel portare avanti le cose, guardate i clinici, guardate alcuni manager, guardate alcuni medici in trincea, noi sull'organizzazione siamo carenti. E quindi abbiamo bisogno di uno shock per uscire da questo tipo di dinamica. Io non so se voi avete visto il gadget che si vende nel Parlamento europeo, in cui c'è la cartolina con il paradiso e l'inferno europeo, l'hai visto? Cioè, il paradiso è tutto fatto di luoghi comuni, però è emblematico, adesso non vi dico tutti e 27, cioè, il paradiso europeo è quello in cui la polizia è inglese, perché la polizia è, lo sapete, i bobby sono gentili, non hanno per neanche le pistole. Dice, i meccanici sono tedeschi, voglio dire, gli amanti, non lo so perché, sono francesi, i cuochi sono italiani, e qui mi pare che non c'è discussione, e tutto è organizzato dagli svizzeri. E questo mi sembra, come posso dire, un paradiso. C'è l'inferno, c'è il contrappasso, l'inferno è quello in cui i cuochi sono inglesi, i meccanici anche qui sono francesi, i poliziotti sono tedeschi, gli amanti sono svizzeri, e tutto è organizzato dagli italiani. E quindi sostanzialmente questo è il luogo comune. Devo dire che la fatica che abbiamo fatto per cercare di supplire ai vuoti normativi, lasciatemi passare questo termine, all'egoismo del grande attaccante che pensa datemi il pallone e segno io, alla riluttanza del portiere che dice no ci penso io, questa è un'impresa estremamente difficile. Ma ripeto, io sono sicuro che dopo lo shock che in qualche modo avremo, risorgeremo. Devo dire che quello che ha detto il dottor Marchetti è importantissimo. Gli altri paesi si stanno attrezzando. Io devo dire, sono stato chiamato in Francia a fare una consulenza al ministro e al governo francese. L'atteggiamento è stato: se sei stato capace di riorganizzare l'Istituto Superiore Italiano, vieni aiutare a riorganizzare. E ho interloquito con, ma chi è Agnès Buzyn e Jérôme Salomon e François Bourguignon, che sono i vertici della sanità francese? Sono quella che ha portato l'Health Technology Assessment in Francia. Noi ci abbiamo lavorato. Agnès Buzyn è un medico che è diventata ministro, ed è diventata ministro, cioè Macron le ha attribuito la responsabilità per questo, perché governa questi processi. Jérôme Salomon, che è stato l'uomo, è diventato direttore generale francese, personaggio straordinario. François Bourguignon è stato il presidente di Medici Senza Frontiere, una squadra che non c'ha il servizio sanitario nazionale, ma sta cercando in qualche modo di andare in questa direzione. Vi ricordo che nel calcio la Francia è campione del mondo e noi siamo al 21° posto. Finisco dicendo Mission Impossible. Roberto, io 25 sono nella commissione antidoping della Federcalcio, vado a Coverciano a fare lezioni ai capitani e ai vicecapitani delle squadre di Serie A e Serie B sulle vaccinazioni. Se vuoi venire, diciamo, andiamo. Lupic è raro, sono lì. Così sostanzialmente. E vaccinare i calciatori sarà l'ennesima dimostrazione che in Italia tutto è possibile. Vabbè. Grazie, Marco.